Bene, buonasera a tutti, benvenuti e iniziamo questa serata con quella che è un po' diventata la nostra sigla. Rinnovo a tutti un augurio di buona serata e di benvenuto a questo primo appuntamento di quello che abbiamo chiamato Find My Way, un percorso alla ricerca del nostro posto nel mondo. Io sono Lucia e sono a Pescara. Le domande che ci facciamo spesso ci interpellano proprio nella quotidianità della nostra vita, si intrecciano con le domande che ci fanno gli altri quando bussano alla nostra porta. Se siamo in ascolto è proprio lì che Dio ci sorprende col suo intervento. Con questo atteggiamento ci vogliamo mettere in ascolto. Oggi ci aiuterà in questo percorso di ascolto Niccolò Terminio, un nostro amico, e Sandro adesso ce lo presenta. Sì, Niccolò Termini è un psicanalista, psicoterapeuta e dottore di ricerca in psicologia di Torino, che abbiamo conosciuto nell'ambito di un percorso sulla affettività e la sessualità che si chiama TVB, Ti voglio bene, penso tanti lo conoscono. E in particolare negli ultimi incontri che abbiamo fatto di laboratorio di questo progetto del Ti voglio bene, abbiamo avuto la fortuna di conoscere Nicolò, che oltre appunto essere psicoterapeuta e psicanalista è anche un marito e padre di 4 figli, e ci ha spesso parlato anche appunto proprio del desiderio, ed è per quello che di fatto ci ha subito stimolato e ci sembrava la persona adatta per accompagnarci questa sera nel tema che affronteremo, appunto, di desiderio e dono. Prima di lasciare la parola a Niccolò, ci facciamo introdurre in questo tema del desiderio da alcune parole di Papa Francesco. In alcuni giovani riconosciamo un desiderio di Dio, anche se non con tutti i contorni di un Dio rivelato. In altri possiamo intravedere un sogno di fraternità, che non è poco. In molti ci può essere un reale desiderio di sviluppare le capacità di cui sono dotati per offrire qualcosa al mondo. In alcuni vediamo una particolare sensibilità artistica o una ricerca di armonia con la natura. In altri ci può essere forse un grande bisogno di comunicazione. In molti di loro troveremo un profondo desiderio di vita diversa. Sono autentici punti di partenza, energie interiori che attendono con apertura una parola di stimolo, di luce e di incoraggiamento. Probabilmente molti di voi si ritroveranno in una o nell'altra di queste situazioni descritte dal Papa. Da questo punto di partenza speriamo oggi di poter ricevere quella parola di luce, di stimolo e di incoraggiamento che ci aspettiamo. Prima di passare la parola direttamente a Nicolò, lascio il microfono a Mirko.
Allora, carissimi, l'altra volta ci siamo, con alcuni di voi ci siamo visti l'8 dicembre per una introduzione, ma molti di voi oggi non ci siete. E allora vi faccio una piccola introduzione, tre punti e una provocazione finale. Abbiamo detto l'altra volta che il desiderio è una forza, una potenza vitale che rende la vita più viva. È la ricerca di un senso che coinvolga tutta la mia vita. Abbiamo detto l'altra volta che noi non vogliamo essere il desiderio di un altro, dei nostri genitori, per esempio, o altro, ma che cerchiamo e desideriamo diventare la realizzazione del nostro desiderio, del desiderio che ci muove, quello che ci porta qui stasera, anche se non l'abbiamo ancora nominato, cioè non abbiamo dato a questo desiderio ancora un nome, non è stato ancora svelato. Abbiamo detto l'altra volta ancora che noi non siamo i padroni del nostro desiderio, ma è il desiderio che ci fa muovere alla ricerca, a colmare una insoddisfazione forse, o alla ricerca di una totalità, in ultima parola, di una felicità. Primo punto, il desiderio è anche uno sconfinamento di quello che abbiamo già conosciuto. Vi è presente una quota di instabilità, di inquietudine. Non mi basta più ciò che ho raggiunto, voglio qualcosa che dia senso, uguale direzione, alla vita, in modo che risulti la mia vita. Per questo muovo da me verso regioni sconosciute. Dunque questo andare, questo esplorare, comporta passi verso il non conosciuto, il non certo. Se dunque vi sentite inquieti, instabili, siete giusti così. Possiamo usare di questa forza vitale come utile per andare verso. Secondo punto. Non avete mai sentito le domande, ma cosa vai cercando? Non ti basta quello che hai? Ti abbiamo dato tutto il possibile, cosa ti manca? È un esempio. È la trascrizione del senso di colpa, generalmente della madre o di un fidanzato. E qui si apre l'esperienza di una differenza tra la soddisfazione dei bisogni e la soddisfazione dei desideri. Attenti, la logica del bisogno indica qualcosa da colmare o da soddisfare e possiamo anche, si può, può portare anche ad usare le persone allo scopo. La logica del desiderio è diversa. La logica del desiderio è ricerca, apertura all'incontro, attesa di trovare, una logica di accettazione del rischio, una logica di dono. Terzo punto. Vorrei sistemare un pensiero. Una volta per tutte speriamo che ci può essere, ma in tanti c'è già stato. E cioè quella strana distinzione che a volte facciamo, che si esprime così. C'è quello che voglio io e c'è quello che vuole Dio da me. E sono due cose diverse. Cioè c'è un Dio manager che ha pensato qualcosa per me, qualcosa e io devo seguirlo, anche se lo vorrei, ma non lo vorrei proprio del tutto. È una visione un po' datata, sapete, di un Dio giudice, impositivo, che controlla, è tutto scritto. Devo solo scoprire quello che è scritto. Questa interpretazione non convince specialmente chi ha fatto l'esperienza di un Dio amore. Anche la psicologia della ricerca vocazionale oggi propone l'incontro tra un Dio e con la libertà dell'uomo. Afferma che l'uomo e Dio parlano la stessa lingua, non sono in competizione, aspirano alla stessa meta, che l'essere umano diventi pienamente umano. L'uomo e Dio vogliono la stessa cosa. La provocazione finale è questa qua. E ancora c'è una differenza tra il desiderio e il capriccio. Qua i figli di mamma bella che reclamano dai genitori o dagli altri quanto devono pretendere da se stessi. Qui non parliamo di desiderio ciupa ciupa. Qui frignare non serve. Serve la determinazione e la libertà.
il massimo della determinazione, sapendo al massimo quello che vogliamo e anche col massimo della libertà per noi e per gli altri. Io spero che voi abbiate qualcuno che vi intralci, che non vi capisca, che vi si opponga. Aiuta a capire meglio quello che si vuole. Ripeto ad ora ciò che disse un grande psicoterapeuta. Volete proprio diventare come qualcuno? Fate come me. Non imitatemi. Bene, allora adesso abbiamo finito con le introduzioni. Diamo la parola a Nicolò. Buonasera a tutti. Sono molto contento ed emozionato da questa opportunità di intervenire in questo ciclo di incontri. Contento perché ritrovo persone con cui ho avuto la fortuna di incontrarmi anche di persona a Torino, ed emozionato perché ogni volta che si parla di temi di psicanalisi a persone che magari possono anche non essere degli specialisti, si è sempre un po' in trepidazione perché non si sa bene qual è la formula migliore per presentarli, per renderli comprensibili, per renderli anche utili. Quello che io penso è che il contributo che uno psicanalista, che la psicanalisi può dare ad altre discipline, ad altri orientamenti, ad altre pratiche, ad altre esigenze che non siano quelle cliniche, perché in fondo il mio lavoro è un lavoro clinico, io passo intere giornate ad ascoltare persone che parlano della loro sofferenza, dei loro sintomi, ma anche della loro possibilità di ritornare o di iniziare ad essere generativi. Ma quando esco dal mio studio e parliamo del desiderio, allora penso che il contributo che può dare uno psicanalista non è solo quello di dare una definizione teorica. Direi che già Mirko nella sua introduzione ha riassunto diversi capitoli di un libretto di Massimo Recalcati, che è il mio maestro. Credo che facesse riferimento proprio ad alcune tappe di un libro, Ritratti del desiderio. Credo che Mirko abbia letto quello lì, intuisco. Poi non so se effettivamente è andata così, però dalla traccia che ha seguito, anche i termini che ha usato, penso che sia andato a pescare da lì. E quello psicoanalista era Lacan, quindi, che in qualche modo esortava gli allievi a non imitarlo. E quindi quando parliamo del desiderio parliamo di qualcosa che ci spinge a essere unici. Ma dicevo, il contributo della psicanalisi è quello di cercare di far ripercorrere a delle persone che ascoltano uno psicanalista delle cose che loro già sanno. L'inconscio dal punto di vista della psicanalisi è un sapere che non si sa di sapere. Quindi il mio obiettivo non è cercare di illuminarvi su delle cose che già sapete, ma immaginiamo che questo tempo che passeremo insieme sarà finalizzato quasi a fermarci un attimo su quelle esperienze che nel tran tran quotidiano magari tralasciamo, o su quelle esperienze che nel tran tran quotidiano un po' ci confondono, a cui non prestiamo attenzione. Quindi prendiamoci questo tempo insieme, parlo al plurale perché in fondo nel cercare di parlarne a voi sono io stesso che mi sono fatto i miei schemetti, ho cercato un po' di riprendere e di ripercorrere questo filo insieme a voi. Possiamo distinguere tre livelli di esperienza del desiderio, tre piani del desiderio, che in fondo già Mirko ha parlato di questi tre piani. In termini più psicanalitici sarebbero il piano dell'immaginario, il piano simbolico e il piano del reale. Ma proviamo a tradurli. Il piano dell'immaginario ci fa vedere il desiderio quando è in gioco la questione del narcisismo. Il piano simbolico è quello che possiamo dire il desiderio quando è in gioco la dimensione della relazione. Quando noi parliamo del desiderio sul piano del reale, stiamo parlando della dimensione del mistero che insita nell'esperienza del desiderio. Quindi io questa sera con voi, per la prima volta, ho riformulato i tre registri dell'esperienza lacaniana chiamandolo il registro del narcisismo, della relazione e del mistero. Prima immagine per vedere a livello del narcisismo in che modo troviamo l'esperienza del desiderio. Che cos'è questa esperienza del desiderio?
Lacan riprende da Sant'Agostino l'immagine del bambino che è lacerato dall'invidia nel guardare il fratello che viene allattato dalla madre. Quindi il desiderio, quando ci muoviamo sul piano del narcisismo, fa esordio attraverso l'invidia. C'è qualcosa che l'altro ha e che io voglio. Quindi il desiderio in questo caso è il desiderio dell'oggetto che desidera l'altro. E teniamo ben presenti che su questo piano non è il desiderio di... Noi non invidiamo qualcuno qualsiasi. Di solito noi invidiamo qualcuno che per noi costituisce un modello. Non so, uno psicoanalista non invidia un calciatore, un giocatore di calcio, perché magari non vede nel giocatore di calcio un modello. Quindi quando c'è l'esperienza dell'invidia c'è sempre un confronto con un altro che in qualche modo rappresenta una versione idealizzata di quello che io vorrei essere. Parlavo prima che questo è il registro dell'immaginario perché questa dimensione qui si istituisce nella nostra vita attraverso l'immagine allo specchio. Noi per la prima volta capiamo chi siamo anche attraverso l'immagine allo specchio. Lorenzo, quello sei tu. Elena, quella sei tu. Laura, quella sei tu. Gabriele, quello sei tu. Quindi ci viene detto dall'altro chi noi siamo e viene indicata un'immagine che in realtà è un miraggio di quello che noi siamo. Tenete ben presente proprio questa esperienza qui. Il nostro vissuto, la nostra sensazione. Chiudete per un attimo gli occhi e pensate alla vostra sensazione corporea. Poi aprite gli occhi, guardatevi allo specchio. L'immagine che vedete allo specchio non coincide mai con quello che voi sentite addosso. Ecco, potremmo dire che nella questione del narcisismo c'è il confondere quello che si è con quell'immagine lì che ritroviamo allo specchio. Quando noi invidiamo qualcuno, invidiamo quel qualcuno che per noi funziona come un'immagine allo specchio a cui vorremmo assomigliare. Faccio un esempio clinico di una paziente che si lamentava del fatto che ogni volta che si guardava allo specchio lei non si vedeva bella, i vestiti non le stavano mai bene e si ricordava che sin da piccola, quando faceva le prove davanti allo specchio, la madre le diceva che non le stava mai bene nulla. Quindi vedete, già nel nostro rapporto con lo specchio noi siamo condizionati dal modo in cui l'altro ha più o meno sostenuto col sorriso o con la smorfia questa esperienza, questa possibilità di identificarci con l'immagine allo specchio. Teniamo ben presenti che una delle malattie degli esseri umani è di confondere quello che sono con quell'immagine lì. E se vogliamo collocare che cosa sono gli idoli vanno collocati in quel posto lì. Gli idoli sono delle seduzioni speculari, narcisistiche, delle immagini che in qualche modo ci attirano. Perché? Perché noi abbiamo bisogno di qualcosa che dia rappresentazione a un vissuto. Abbiamo bisogno di riconoscerci, abbiamo bisogno di sentirci in qualche modo rappresentati. Quando vado nelle scuole a fare alcuni interventi per la prevenzione del cyberbullismo, dico ai ragazzi che mi capita quando cerco di intrecciare questi percorsi sul cyberbullismo con dei percorsi di educazione affettiva. Questo è un esempio che estraggo un po' da
da un mio libricino che ho pubblicato da poco, che si intitola proprio Educare alla relazione, ed è un testo sull'educazione affettiva. Ecco, in quei casi lì dico ai ragazzi, quando parliamo di cyberbullismo sentono poco, ma quando inizia a dire, guardate che quando un uomo incontra la propria donna, incontra la propria ora di verità, allora tutti in quel momento lì i giovani iniziano a sentire, ah, che cosa c'è? Ah, quando Lacan diceva che quando si incontra una donna si incontra la propria ora di verità. E qual è la vostra verità? Ecco, per comprendere la vostra verità non dovete pensare alla vostra immagine nei profili social. Dovete pensare alla sera, quando poggiate la testa sul cuscino, spegnete la luce, mettete da parte il cellulare, è buio. Ma questo vale, potremmo dire, non solo per i ragazzi sotto i 30 anni, ma vale anche per chi vive con una persona a fianco da tanti anni. Dopo il bacino della buonanotte c'è sempre quel momento lì in cui siamo soli e ci confrontiamo con noi stessi. In cui ci confrontiamo col nostro vissuto, potremmo dire, senza la mediazione di un dialogo, di una rappresentazione di noi stessi. E se volete vedere, per esempio, i sintomi, che per la psicanalisi sono sempre messaggeri di una verità inconscia, sintomo come l'insonnia, cosa mostra? La difficoltà a vivere quel momento lì, a vivere quell'incontro con se stessi al di là di quello che io sono per qualcun altro. E guardate che adesso poi pian piano che arriveremo alla questione del desiderio e della vocazione, quando ciascuno di noi fa l'esperienza della vocazione e come ritrovarsi di fronte a se stessi senza la mediazione, potremmo dire delle sirene del mondo contemporaneo, dei suggerimenti che ti possono dare gli altri. Giusto per chiudere questa questione della seduzione dell'immagine, del desiderio come desiderio a base narcisistica, che è il desiderio di assomigliare a un'immagine, di invidiare qualcuno che costituisce la mia immagine idealizzata, penso a una paziente, una giovane donna che raccontava che una volta in metropolitana, questa persona aveva visto di fronte a sé un'altra ragazza che si stava truccando. E lei invece di scendere alla fermata a cui doveva scendere, rimane ancora qualche fermata in più a guardare questa ragazza incantata e cerca di vedere, di capire il segreto di quel modo lì. Era rimasta appunto sedotta da quell'immagine lì. E lei dice, perché io non ho mai avuto la capacità di truccarmi bene, perché quando ero piccola mia madre e mia sorella mi escludevano da queste cose qui. E quindi io cerco di guardare le altre donne per scoprire come loro fanno. Quindi oltre all'invidia del bambino, che invidia il fratello che viene allattato dalla madre, esiste un'altra forma, potremmo dire, non di invidia, di ammirazione, ad ogni modo di desiderio che ha questa base qui, che ho descritto, e che è il rapporto di ogni donna con l'altra donna. Ma direi che nell'epoca contemporanea lo ritroviamo anche negli uomini, dove la questione della gelosia è che poi io alla fine non sono geloso di lei perché perdo lei come se fosse il mio oggetto. Sono in questione, in competizione con l'altro che ha qualcosa più di me. Ecco, vedete come a questo livello il desiderio tendenzialmente si muove come un desiderio malato. A questo livello il desiderio è qualcosa che ci fa ingarbugliare, il desiderio è qualcosa che ci fa illudere che la strada sia in fondo riuscire ad assomigliare come quella ragazza che riesce a truccarsi o riuscire a essere così potente come quell'uomo che mi ha portato via la donna. Oppure c'è un altro fantasma che io... di cui parlo in questo libricino, che vi dicevo, che chiama il fantasma del maschio mancato. Tante donne, quando arrivano in azienda, vengono guidate dai loro capi e vengono in qualche modo messe alla prova in una sorta di competizione col modello maschile. Devo essere brava almeno quanto un maschio.
E tendenzialmente nella vita delle donne trovate questa complicazione del desiderio su base narcisistica o nello sguardo sempre sull'altra donna, oppure nel sentirsi un maschio mancato. Quindi c'è sempre un'immagine di qualcuno che io non sono, che rappresenta quello che io dovrei essere. E vedete che su questo piano non c'è la possibilità di trovare la propria strada. E oggi noi viviamo tanto condizionati da questa dimensione qui. Passiamo a un altro piano. Io chiederei a Lucia, a Sandro, di indicarmi quando finiscono i primi 10 minuti del primo slot, di dirmi quanti altri minuti ho, perché ho giusto per completare il giro. Sandro? Più o meno ancora 5 più o meno. No, mi ha dato 5 minuti, Sandro. Bene, sei stato generoso. Ci hai pensato, non era... Sì. Okay. Mi ha donato 5 minuti. Bene. Ho fatto bene allora non guardare all'inizio, ho guadagnato qualche minuto in più. Continuo. Passiamo su quest'altro piano, che è il desiderio simbolico, il desiderio relazionale, e c'è un modo in ambito psicoanalitico lacaniano di parlare del desiderio come desiderio del desiderio dell'altro. Cioè, se nel desiderio narcisistico, nel desiderio invidioso, io desidero ciò che ha l'altro, ciò che l'altro è, in questo tipo di desiderio io non desidero ciò che l'altro è, ciò che l'altro ha, ma io desidero essere desiderato dall'altro. Qua vedete la matrice hegeliana della psicanalisi lacaniana, dove c'è il mio desiderio e il desiderio dell'altro. Io desidero essere desiderato dall'altro. Ecco perché si dice il desiderio dell'altro. La mia soddisfazione, la soddisfazione del mio desiderio non diventa quella di riuscire a truccarmi come l'altra donna, riuscire a essere brava quanto un collega maschio, ma riuscire a essere desiderato dall'altro. Quindi su questo piano io trovo, potremmo dire, la pacificazione, il compimento nel sentirmi riconosciuto come un oggetto desiderabile per l'altro. Questo è il modo che possiamo ritrovare nei bambini quando fanno qualcosa e vogliono essere visti dall'altro. Vogliono essere visti dall'altro e vogliono che quello che loro sono, quello che loro fanno, abbia importanza per l'altro, abbia valore per l'altro. È come se l'esistenza umana su questo piano, potremmo dire che tutte le esperienze del desiderio mostrano che innanzitutto l'essere umano non si basta mai. L'essere umano è malato di desiderio perché non è mai un'unità chiusa su se stessa. Su questo piano però ci ritroviamo spesso con una questione di cui parlano molti pazienti, di cui parlano anche alcune ragazzine con cui possiamo fare, ad esempio, dei percorsi di educazione affettiva e sessuale e che ci chiedono che il loro ragazzo, per esempio, spinge per avere dei rapporti sessuali e loro sono lì in procinto di dire ma non so se farlo oppure no. Quando entra in gioco questo desiderio, dove ciò che conta per me è tanto essere desiderato, allora lì subentra la questione che viene di solito rappresentata come la lotta tra il dovere e il piacere. Io non vorrei avere dei primi rapporti sessuali, però mi sembra di dovere, perché in fondo lui mi dice che se ci amiamo, pure su altri piani, io vorrei fare questa cosa qui, però mi sembra doveroso fare 400 chilometri tutti i weekend per andare a trovare la mia ragazza, perché lei ha bisogno di me ed è importante, questo mi fa sentire utile per lei, sono riconosciuto anche dalla famiglia che mi danno un posto importante. E quindi vedete come su questo piano
il desiderio di riconoscimento rischia di diventare fonte di perturbazione nella vita e di sviamento nel trovare la propria strada quando il desiderio di riconoscimento si mangia il desiderio del soggetto. Quando il desiderio di riconoscimento prevale sul desiderio di avere un proprio desiderio. Io di solito cito alcuni versi di Kyle Gibran che ricorda i genitori. Ricordatevi voi genitori che i vostri figli abiteranno la dimora del domani, che voi genitori non potrete visitare neanche in sogno. Quindi c'è qualcosa nel vissuto dei figli che rimane orfano rispetto alla capacità dei genitori di prevedere, di aspettarsi qualcosa, di volere, di capire. E questo vale tanto per i genitori, che devono in qualche modo capire che c'è qualcosa nei figli che va al di là del loro desiderio e che il desiderio dei figli non si esaurisce nel desiderare di essere desiderati dai genitori, nel desiderare di soddisfare le aspettative dei genitori. Hanno un proprio desiderio. Oggi sono andato a messa e c'erano cinque battesimi, il prete nel parlare del fatto che era stupito, colpito del fatto che quando poi sposava delle persone da loro sarebbe nata una persona che non è semplicemente A più B, la somma dei due, ma è qualcosa in più, qualcosa di diverso. E diceva, e in quel qualcosa in più, in quel qualcosa di diverso, lì c'è lo zampino di Dio. C'è qualcosa in più. Quel qualcosa che voi genitori non potrete visitare neanche in sogno. Ma questo è un monito anche per i figli, potremmo dire. E qui che quando abbiamo parlato a Torino della generatività, parlavamo della trasmissione intergenerazionale del desiderio. Quindi quando parliamo del desiderio e della relazione ci stiamo occupando anche della trasmissione intergenerazionale del desiderio. Una delle cose su cui io insisto molto, ad esempio nella questione dell'educazione affettiva, è il desiderio dell'educatore. Perché oggi tanti programmi di educazione affettiva è come se volessero metodologizzare qualcosa che in realtà ha un'unica garanzia etica che è data dal desiderio dell'educatore. Cioè, come faccio io a spingere le persone a trovare la loro strada, ma senza soffocarle con le mie aspettative, senza fare in modo che il loro desiderio di essere riconosciuti da me si mangi la loro vocazione singolare, la loro strada unica. E dicevo quindi che anche i figli fanno esperienza che quando vivono il loro desiderio, c'è qualcosa di loro che non viene capito dall'altro, che non può essere riconosciuto dall'altro. Quindi la prima lezione che impariamo dal desiderio narcisistico è che non vale la pena di inseguire l'altra donna. Non vale la pena di sentirsi un maschio mancato. Potremmo dire che non vale la pena essere qualcosa che rimpiange il non essere ideale. Perché è una battaglia persa, perché in realtà tutte le volte che poi si raggiunge quella sensazione lì rimane un pugno di mosche, le persone lo raccontano. Invece dal desiderio sul piano relazionale noi impariamo che non tutto il nostro desiderio si soddisfa nell'essere desiderati, non tutto il nostro desiderio può essere guidato dalle aspettative degli altri. E tante volte noi mascheriamo questa esperienza qui di perturbamento, la mascheriamo con la questione, ma no, io voglio essere altruista, sono egoista. Mascheriamo l'idea di avere un proprio desiderio, di avere una propria vocazione come egoismo e pensiamo invece all'altruismo. In realtà a volte non è altruismo, è in gioco l'idea nevrotica che l'altro mi vuole bene solo se io sacrifico quello che voglio veramente. La nevrosi è, se volete, la barriera che gli esseri umani si mettono
per evitare di scoprire e seguire la propria vocazione. Stava tra le righe del mio discorso, ma l'ho già detto già Mirko in maniera abbastanza cristallina, che desiderio e vocazione sono omologhi. Sono due esperienze che per la psicoanalisi hanno la stessa struttura. Perché? Perché il desiderio è una chiamata. Non è soltanto la chiamata delle aspettative dell'altro. C'è qualcosa in me che mi chiama. Ed è una chiamata di cui io non sono padrone, cioè io non decido a tavolino quello che desidero. Devo mettermi in ascolto, devo fare discernimento, devo sintonizzarmi, devo vedere che cosa vuol dire. Tant'è che se facciamo questi incontri e se sono presenti tante persone è perché il desiderio è una chiamata di cui non siamo padroni, ma anche una chiamata che rimane sempre come un mistero. Anche alla fine di un'analisi, dopo 10 anni di analisi, l'obiettivo non è saturare il mistero, decifrare del tutto il proprio desiderio, ma è evitare che le proprie barriere nevrotiche impediscano un rapporto col mistero. E veniamo all'altro punto. Parlavo del desiderio appunto come mistero. Dico solo questo qui un minuto e poi mi fermo. E poi dico, c'erano più o meno l'esercizio che mi è venuto in mente da proporvi. C'era un mio paziente che una volta era su una piccola isola e doveva andare in un'altra isola. Io non so, chi mi ha già sentito qualche volta, questi sono esempi ormai che faccio in automatico perché secondo me sono abbastanza rappresentativi. Questo paziente aveva un canotto, a un certo punto del tragitto si guarda indietro e vede quell'isola lì da cui era partito e non la vede più. Guarda davanti e non vede l'isola verso cui era diretto. E mi dice che sarebbe bastato qualche grado e non avrebbe trovato l'isola verso cui voleva andare. Ecco, quando noi seguiamo la nostra vocazione, quando noi seguiamo il nostro desiderio, siamo su quel canotto lì. Non possiamo più tornare indietro, lasciamo da parte la nostra isola di provenienza, se volete tutto quello che ci è stato insegnato. E questo è quello che in psicanalisi viene chiamato il tempo della soggettivazione, e viviamo quell'angoscia lì. E tante volte le persone evitano di seguire la vocazione, perché per seguire la propria vocazione bisogna vivere in qualche modo l'esperienza del canotto, quell'angoscia lì, di essere soli e senza scuse, direbbe Sartre, citato da Recalcati. Ora io mi fermo. E avevamo immaginato degli esercizi, ma come potete vedere gli esercizi non è che sono delle crocette o dovete rispondere a delle domande giuste e sbagliate. Io vi chiederei di fermarvi qualche minuto e di riflettere su una, due esperienze, 10 esperienze, quelle che volete, ma almeno un'esperienza in cui voi vi siete fermati un attimo prima, quelle volte in cui avete fatto un passo indietro quando avete sentito la possibilità di fare quella cosa per cui avevate tanto lottato. E magari quelle volte in cui avete mascherato quel momento lì come un non è la cosa giusta, non è quello che vogliono gli altri non capirebbero, ma in cuor vostro. Ognuno di noi ce l'ha almeno una volta quell'esperienza lì. Ognuno di noi sa che in fondo lì stiamo cercando degli alibi. Stiamo attribuendo all'altro una sorta di funzione di castrazione che in realtà non c'è. Quindi io vi chiederei di ripensare a quel momento lì, pensare alle sensazioni, alle scuse che vi siete trovati e soprattutto cercare di pensare per un attimo perché quella volta lì non siete andati fino in fondo. Perché?
Allora, io ci tenevo a il fatto che fosse presentato anche questo secondo spezzone, perché ci permette di collegarci al primo spezzone che io non ho commentato, ma avevo voglia di mettere insieme a quest'altro. E vediamo la questione del desiderio, la questione del desiderio come mistero che si intreccia a un'altra coppia concettuale, quella tra desiderio e domanda. Sarebbe stato bello vedere in questo secondo spezzone i minuti prima, dove Chiara si ritrova insieme al bambino Camillo che le chiede come mai Dio ha permesso, nonostante le sue preghiere, di c'erano i corpi dei suoi genitori lì morti, e Chiara che non sa rispondere. Quindi è dopo quella scena lì, noi vediamo che c'è quest'altra scena dove Chiara in qualche modo scopre che cos'è la sua vocazione. E vedete, quando scopre quella sua vocazione, parte innanzitutto da un confronto con ciò che fa orrore, con ciò che disumanizza la vita, e con qualcosa rispetto a cui nessuna preghiera in qualche modo sembra trovare ascolto. E qua la preghiera come domanda d'aiuto, come un grido di disperazione che cerca aiuto, non trova risposta. Pubblicherò tra qualche mese un libricino sulla preghiera, su testimonianza e preghiera. E la mia idea è che quando uno fa un'analisi, dato che nella psicoanalisi uno nell'esperienza cambia i suoi rapporti con l'altro, e cambia anche i rapporti con Dio. La notte del Getsemani ci mostra quel momento lì in cui un bambino, Camillo, che si rivolge a Chiara e le chiede ma perché se ho pregato Dio non ha protetto i miei genitori? Perché se ho pregato io non ho trovato protezione? C'è un'esperienza che Freud chiamava Hilflosigkeit, che vuol dire la condizione di inermità radicale a cui noi siamo consegnati in queste situazioni, e sono le situazioni da cui parte il percorso di Chiara Lubich, con cui lei si confronta. Quelle situazioni dove siamo totalmente, non ci rimane che Dio. Ma in che senso non ci rimane Dio? Non il Dio a cui si appella il bambino Camillo, come se dovesse essere un super papà che mi protegge dall'ustione del male. In questo caso noi ci ritroviamo di fronte a un Dio, e qui i monaci ce lo insegnano, che cosa vuol dire che la preghiera si esaudisce? I monaci dicono che uno può andare a fare un ritiro spirituale, stare in solitudine, solo se ha esaudito la sua preghiera. Esaudire la preghiera vuol dire scoprire la propria vocazione. Quindi c'è un'esperienza dell'essere umano, del bambino che piange durante la notte, grida, e si ritrova un altro che riconosce il suo bisogno e lo traduce come qualcosa che per l'altro ha rilevanza. È il passaggio dal mio bisogno che finalmente diventa per l'altro una domanda. Perché il bambino quando è piccolo non sa di cosa ha bisogno, è l'altro che glielo dice. Quindi il primo riconoscimento avviene su quel piano lì. Però non basta quella cosa lì per risolvere la questione del desiderio. Per due ragioni. Uno, perché non esiste, e questa è una cosa che, di cui poi, quando cadono le idealizzazioni crescendo, scopriamo che non siamo protetti del tutto. E in fondo l'esperienza della fede non è l'esperienza della fiducia in qualcuno che mi protegge sempre e comunque. L'esperienza della fede è aver fiducia facendo esperienza dell'estrema vulnerabilità. Aver fiducia non in quello che ho, non in quello che posso tenermi, come nel primo spezzone che abbiamo visto, ma nel dare, nel darmi.
nel donarmi, perché l'incontro di questa sera sul desiderio e dono ci deve far comprendere la questione del dono in rapporto alla vocazione. Se noi consideriamo il dono in rapporto alla vocazione, il dono non è soltanto un dare, ma è un darsi. Ed è un darsi che nel secondo spezzone, vedete, non viene capito da questo frate. Ma hai le allucinazioni? Le donne alle volte capita, sai, quando hanno fame. Ed è un dono, questa chiamata che lei sente, questa chiamata a darsi, questa chiamata a donarsi, che non vuole stare dentro nessun ordine. Vuole stare nel mondo, non è un ritirarsi. Qua ci sarebbe da riflettere perché nel Novecento ci sono stati tanti santi che hanno interpretato la loro vocazione non come ritiro in un luogo chiuso, ma come apertura al mondo. Non è l'unica Chiara Lubich che nel Novecento si configura come l'interpretazione di un messaggio che tra l'altro Chiara poi a un certo punto dice voglio leggere il Vangelo e lui dice ma da sola? Seguire la propria vocazione vuol dire fare i conti col pianto di Camillo, fare i conti con la notte del Getsemani di Camillo che non trova in qualche modo protezione. Fare i conti con qualcosa che ci confronta in maniera radicale con l'inermità radicale del nostro essere umani, la nostra gettatezza nella vita. Ma lì, a partire da lì, iniziare ad avere un atteggiamento di fiducia. Quindi non pensare che lì ci sia qualcosa da cui bisogna ritirarsi, ma bisogna andare incontro a quella dimensione lì. È come se nell'esperienza della vocazione, nell'esperienza in cui noi seguiamo il nostro desiderio e quindi nella nostra esperienza in cui saliamo sul canotto, vuol dire che noi accogliamo la condizione in cui siamo fino in fondo e decidiamo di affrontarlo a viso aperto. Un'ultima cosa per farvi comprendere che cosa vuol dire la differenza tra il dare e il donarsi. Avevo promesso che sarei stato rapido. Questo è un altro esempio classico che faccio, chi l'ha sentito mi perdoni e lo ripeto, però secondo me è ben chiaro. Per capire che cosa vogliono le donne, e guardate che non è un caso che sia Chiara Lubich una donna a mostrare in qualche modo quella dinamica del desiderio, c'è qualcosa dell'essere femminile che è più predisposto ad andare fuori dagli ordini precostituiti. Però qua ci sarebbe da fare una riflessione psicoanalitica più approfondita. Ma in ogni modo, quando io devo rappresentare che cosa vogliono le donne, faccio un esempio di una mattina alle 6:15 in cui facevo colazione insieme a mia moglie e io dico che mia moglie già alle 6:15 di mattina già parla. Stavamo lì a fare colazione, lei già parlava e io vi confesso che la mattina ci metto un'oretta prima di svegliarmi, di riprendermi, di capire chi sono, cosa sto facendo, perché, tutte queste cose qui. Come se fosse un computer all'avviamento lentissimo, alle 6:15 di mattina, lei già parla e mi dice, amore, ma mi stai ascoltando? Io la guardo e le dico, sì, certo amore che ti sto ascoltando. Avanti, dimmi che cosa ti ho detto. Io le ripeto parola per parola quello che lei mi ha detto. Lei mi guarda e mi fa, sì, ma tu ti ricordi quello che io ti dico perché fai lo psicanalista. Ecco, in questo esempio noi possiamo cogliere che cosa effettivamente vuole una donna, che cosa effettivamente è il desiderio dell'altro. A una donna non interessa che un uomo alle 6:15 di mattina si ricorda parola per parola quello che ha detto, non interessa la performance maschile che l'uomo che fa capire quella cosa lì, no. Le donne vogliono vedere che le loro parole, la loro presenza, apre una mancanza nel luogo dell'altro, che la loro presenza è la causa, suscita la mancanza della persona a cui si rivolgono. Perché in quel momento lì io non ho veicolato sufficiente interesse, non ho veicolato che io manco di te, le tue parole scavano in me una mancanza, attivano il mio desiderio.
È come se avessi, quando Mirko all'inizio diceva che il desiderio non si esaurisce nella soddisfazione dei bisogni, ecco, lì possiamo vedere che io ho dato la soddisfazione del bisogno, ho ripetuto parola per parola quello che lei voleva dirmi, quello che lei mi aveva detto, ma non ho fatto dono del mio desiderio. Ed è una cosa molto difficile per i maschietti questa, capire ad esempio che desiderare, il movimento dell'amore, quando è nutrito dal desiderio, c'è questa celebre formuletta di Lacan che dire amare, dare ciò che non si ha. È per questo che Chiara Lubich può muoversi con grande fiducia quando ha solo due uova e dare. Perché seguire il Vangelo non vuol dire dare ciò che si ha, ma dare ciò che non si ha. E che vuol dire cosa non abbiamo noi? Dare la propria mancanza. Dare tutto vuol dire darsi tutti. E quindi tante volte mi capita nelle psicoterapie di coppia di uomini che dicono ma io le ho dato tutto e le donne si lamentano. Ma non è il solito cliché che le donne si lamentano, ma perché se io do tutto e non mi do, se quello che io do non è il segno del fatto che io mi do, non ha nessun valore, non risponde alla chiamata dell'altro. Ho visto in diversi punti, io non ho seguito quello che voglio perché deluderei i miei genitori, deluderei gli altri, ho messo gli altri sempre al primo posto. Magari sì, però io metto in dubbio questa cosa che a volte ci raccontiamo. È importante che non utilizziamo mai l'alibi di quello che vogliono gli altri per non fare quello che noi vorremmo fare. E credo che l'obiettivo sia anche di correre il rischio di deludere gli altri. Ci tenevo molto a questo secondo spezzone con Chiara Lubich, ma perché lei nel momento in cui ha capito la sua strada, era indipendente da quello che poteva capire di il frate. E se uno rimane appiccicato a questa cosa del non voler deludere gli altri, da quel punto di vista lì è come se non volesse rinunciare al desiderio di piacere all'altro e utilizza il desiderio di compiacere l'altro, di essere ciò che fa brillare gli occhi dell'altro, abdica alla sua vocazione per tenersi l'altro. Ma aver fiducia vuol dire che anche se io rinuncio al desiderio di piacere l'altro, l'altro mi vorrà comunque. E se non si fa questa esperienza in un legame, quel legame non è un legame significativo. In amore, nel momento in cui io mi comporto cercando di rispecchiare quello che l'altro vuole e non lo voglio deludere, io in realtà sto incastrando l'altro in un ruolo micidiale, la funzione di castratore del mio desiderio. E addebito all'altro la causa delle mie rinunce. E poi tante volte, però, giusto per dare un po' di conforto, direi che non è vero che gli altri sarebbero delusi da noi quando scegliamo il nostro desiderio. Anzi, lì scopriremmo che tante volte ci siamo noi costruiti i genitori come veramente castratori. Perché i genitori, in fondo, se si trovano poi un figlio che segue la sua strada,
loro stessi in cuor loro dovranno fare conti con privilegio mio figlio come una protesi narcisistica del mio desiderio o come un'alterità radicale con quel di più che mi fa presente Dio nella mia esperienza. In fondo l'esperienza di Dio è un'esperienza che disarciona il nostro desiderio di assomigliare a un'immagine positiva di noi stessi. Seguire la propria vocazione vuol dire spogliarsi delle identificazioni su cui ci siamo adagiati. Correre il rischio. In questo senso il messaggio del Vangelo, a qualsiasi livello uno lo segue, è contro i tempi correnti, è in controtendenza. Perché fare la cosa giusta, seguire la via dell'amore, implica il rischio di mettersi in gioco in prima persona. Altrimenti si cerca la via delle competenze, la via delle performance, la via del successo, e poi uno si ritrova la sera con la testa sul cuscino dicendo perché tutto questo? Quindi io tra i messaggi che ho visto, quando si parla, li deluderei, direi, non utilizziamo il desiderio dell'altro come un alibi per non metterci in gioco sul canotto. Cerchiamo di rinunciare al nostro desiderio di compiacere il desiderio dell'altro. Quindi scegliere la propria vocazione non è una passeggiata. A volte richiede di rinunciare alle seduzioni del mondo. Ma allo stesso tempo, se rinunciamo, rinunciamo non con tanto patimento, avendo fiducia. Scegliere la vocazione implica un atto di fede. Come risvegliarsi e ripartire dopo essere caduti, dopo aver capito che quel desiderio non è stato seguito, o dopo aver capito che il desiderio era mosso da invidia. Ecco, io credo che dobbiamo contemplare che nel nostro cammino ci sono le cadute. Jacques Lacan, in un seminario, il seminario 7, dedicato all'etica della psicanalisi, dice che l'unica vera colpa nella vita è cedere sul proprio desiderio. Potremmo dire che l'unica vera colpa nella vita è cedere sulla propria vocazione. E possiamo pensare che il peccato che cosa è? Amartia etimologicamente vuol dire mancare il bersaglio. Quindi noi compiamo il peccato non attraverso quelle griglie moralistiche, mi sono comprato le figurine o mi sono guardato la partita su Sky, ho speso troppo su quelle cose lì. No, non è su quel punto lì, ho goduto troppo della vita. E se io ho seguito o non ho seguito la mia vocazione, è più radicale la questione. Ecco, Lacan diceva ad esempio che la psicanalisi è l'occasione per ripartire. Io direi che in quelle cadute lì bisogna imparare dalle proprie cadute. Bisogna imparare da quel dolore lì. E bisogna fare di quel dolore lì una lezione. Bisogna capire attraverso quel dolore il prezzo che noi paghiamo se rinunciamo al desiderio. Io stavo cercando una poesia di Costantino Cavafis, che dice: se non puoi la vita che desideri, cerca almeno questo, per quanto sta in te, non sciuparla nel troppo commercio con la gente, con troppe parole in un via vai frenetico, non sciuparla portandola in giro in balia del quotidiano gioco balordo degli incontri e degli inviti, fino a farne una stucchevole strana. Ecco, potremmo dire che in quei momenti lì in cui la nostra vita diventa una stucchevole estranea, allora lì siamo chiamati a prenderci, anche ad accettarci nel nostro non essere all'altezza della nostra vocazione. L'esperienza della vocazione, seguire la propria vocazione, non è un'esperienza di empowerment. Wow, ce l'ho fatta! È un'esperienza di entusiasmo, è un'esperienza di vitalità, è un'esperienza di slancio, ma non di rigonfiamento del nostro io. Ogni volta che qualcuno è sincero e parla della sua vocazione, si sente sempre un po' ammaccato, si sente sempre un po' in difetto, sa sempre che c'è qualcosa di incompiuto. Quindi l'esperienza della vocazione dà entusiasmo, dà senso, ma non è qualcosa che ci gratifica e ci fa sentire
realizzati nel senso del successo. Ci fa sentire che la nostra vita è la nostra vita. E sicuramente possiamo nel prossimo incontro ripartire proprio da queste. Il prossimo incontro, che sarà sul discernimento, può avere proprio come punto di partenza tutte le domande che ancora sono rimaste senza risposta, assolutamente. Sì. Potremmo dire che il discernimento del desiderio richiede due operazioni. Uno, capire quello che voglio al di là delle aspettative dell'altro. E due, capire qual è la soddisfazione che mi dà la rinuncia al desiderio. Sembra paradossale. Noi abbiamo detto che la vocazione rende la mia vita realizzata, però la nevrosi è riuscire a trovare soddisfazione nella rinuncia alla vocazione. Quindi, oltre a capire quello che mi differenzia rispetto a quello che vuole l'altro, devo anche capire quella soddisfazione in me che io mi tengo come una sorta di soddisfazione minore per paura di provare la soddisfazione maggiore. E quindi il discernimento è, potremmo dire, sul piano della cognizione di quello che vuole l'altro e sul piano della cognizione di a cosa non voglio rinunciare, qual è quella quota di godimento che mi tengo. Adesso dobbiamo salutarci, vi ringraziamo della partecipazione enorme. Mi dispiace che non ci siamo presentati tutti con l'equipe che ha condotto questa, che ha preparato questa serata. Se volete scorrere i volti, ci sono oltre me Sandro, Luca, Mirko, Daniela, Martina, Antonello, Simona, Maria Silvia, siamo Fabrizio. Siamo un'equipe, insomma, abbastanza numerosa e entusiasta di questo percorso che stiamo facendo insieme con tutti voi. La prossima serata sarà il 28 febbraio sul tema del discernimento. E quindi vi aspettiamo nella prossima serata e vi auguriamo buona serata per oggi. E a questo punto vi salutiamo e mandiamo, come nel nostro stile, una sigla. Ciao a tutti.